Allora, stasera vedremo un'introduzione a una pensatrice femminile che in Italia purtroppo è difficile da trovare, perché i libri che comunque sono usciti negli anni 70 poi non sono stati tutti ristampati e comunque, anche se esiste una ristampa del suo scritto più famoso che sputiamo su Hegel. Purtroppo non è reperibile nelle biblioteche, quindi non posso leggervi l'opera integrale di Carla Lunzi. Tuttavia vi leggerò almeno un commento alla sua opera, intesa proprio come suo pensiero, scritto da Maria Luisa Boccia, che tra l'altro poi mi pare che lei deve anche averla conosciuta di persona, se ho capito bene. Tra l'altro poi, sempre su Carla Lunzi, mi sono arrivati anche questi altri due libri, che magari vedremo. Questi comunque non li ho ancora, cioè non li ho ancora letti, nel senso mi sono limitata così a sfogliarli e praticamente questi sono molto più in generale, nel senso che trattano anche un discorso ad esempio di film, di musica, quindi non lo so quanto li vedremo questi qui. Magari vedremo qualche passaggio così, nel senso se mi capiterà di leggere, di trovare qualche messaggio, qualche passaggio utile. Ad esempio questo libro qui, oltre a riportare Carla Lonzi, uno scritto del 1970, ad esempio riporta anche altri manifesti, anche in chiave politica che comunque noi non vedremo. Ad esempio del gruppo De Mau, demistificazione, autoritarismo patriarcale. Quindi come vedete è comunque una raccolta di documenti del tempo e sicuramente è utile comunque per reperire tutte queste fonti che purtroppo non sono più reperibili. Cioè sicuramente nelle biblioteche della zona dove vivo io, quindi praticamente di tutta la provincia di Milano e di Varese, non è più possibile trovarli, cioè non hanno proprio i testi originali del tempo, degli anni 70. Può essere che magari andando a Milano città, la biblioteca di Milano città abbia qualcosa, magari negli archivi, però ovviamente io non è che posso, non lo so se riesco a farla come cosa, quindi nel senso se avrò modo comunque magari di andare in qualche archivio a Milano città vedremo, ve lo farò sapere. Per il momento quindi direi almeno di concentrarci leggendo un commento alla sua opera. Allora, premetto una cosa, premetto che per capire questo genere di libri e di pensieri, purtroppo bisogna avere un po' un minimo di conoscenza filosofica di questo o quello. Ovviamente non tutti ce l'hanno ed è anche giusto così, perché comunque non è che uno per essere realizzato nella vita debba per forza leggere Hegel o debba per forza essere cartesio, cioè non sta proprio scritto da nessuna parte. Però purtroppo qui e lì forse il senso può essere difficile, oppure qui e lì magari non tutto si capisce subito al 100%. Ad ogni modo, al di là dei passaggi difficili che comunque di tanto in tanto spuntano fuori in questi libri, lo avevamo visto anche nel caso, ad esempio, di Katharine McKinnon, quando lei si addentrava in delle analisi troppo logiche, o comunque troppo basate su questo discorso, ad esempio, di giurisprudenza. Ovviamente lì è uno scrivere ermetico per non farsi capire da tutto il resto delle persone che, ad esempio, giurisprudenza non sanno neanche cos'è, quindi. Purtroppo questo è un po' il difetto di questi libri, nel senso che tendono ad essere talmente tanto elitari, talmente tanto specialistici che spesso comunque si dimenticano che, o meglio, fingono ecco, di dimenticarsi, che non tutti hanno comunque letto Hegel, che non tutti comunque provengono da uno studio serio della filosofia, ma non per questo è giusto lasciare appunto fuori le persone che non hanno mai letto Hegel o che non hanno mai letto Cartesio, che non sanno cosa sia la presa. Ad esempio del cogito ergo, la presa di consapevolezza del cogito ergo sum, quindi andremo comunque piano piano per spiegare bene i concetti. Questo tra l'altro è un libro anche vecchiotto, è del 1990. Tra l'altro in realtà pensavo che fosse più recente, invece è proprio del 1990 come vedete. Ed è l'unico che sono riuscita a trovare. Sicuramente è probabile che esistano, che Carla Lunzi sia stata citata anche in tanti altri libri, anche cioè di filosofia soprattutto. Forse
forse magari anche di sociologia, però l'unico che comunque c'era in archivio della biblioteca era questo qui, quindi io l'ho ordinato, ecco, me lo sono fatta ordinare dalla biblioteca. Adesso direi di leggervi direttamente le prime pagine dell'introduzione che espongono, semplificandolo ovviamente, i concetti essenziali del discorso di Carla Lonzi, che tra l'altro è una pensatrice che io prediligo rispetto ad altre pensatrici, magari anche donne, perché in realtà lei, anche se ovviamente non ha fatto un discorso di vita dianega, perché molto probabilmente lei non era neanche comunque a conoscenza di queste analisi o di questo mondo, di questa spiritualità alternativa. In realtà lei puntava tanto su questo discorso della differenza, quindi della differenza femminile che non deve essere plasmata dal dominio androcentrico, ecco, dalle pretese maschili, che poi comunque sono quelle che sono state postulate in 2000 anni, ovviamente hanno inciso anche sul discorso di corpo e di mente femminile e su questo discorso proprio dell'autoconsapevolezza femminile, ovvero la donna che si definisca da se stessa, ma non in rapporto alle pretese maschili, ai capricci maschili. Ed è questa forse la cosa più difficile da mettere in pratica, perché in realtà, vivendo comunque in un discorso di società dove comunque ancora praticamente tutti i mezzi di produzione culturale, intendo proprio anche culturale, tutti i simbolismi sono comunque ancora androcentrici, comunque ancora patriarcali, è difficilissimo per una donna definire se stessa, non seguendo i diktat androcentrici, ma guardando da se stessa, cioè guardandosi con occhi da donna, non con occhi da uomini, ovvero con lo sguardo dell'oppressore introiettato, che poi è un po' il guaio della donna, nel senso che in realtà la donna è reificata da questo discorso di sguardo dell'altro maschile, che è praticamente è stato interiorizzato, è stato introiettato, quindi in realtà ce lo abbiamo ancora dentro. Per quanto oggigiorno in realtà pochissime donne ne siano consapevole, cioè ne abbiano consapevolezza, un po' perché comunque devi aver fatto degli studi da un punto di vista esistenzialista, quindi capire un po' questo discorso che tra l'altro è stato analizzato bene soprattutto da Sartre, questo discorso del singolo in rapporto alla massa. Poi appunto avere fatto anche un po' di studi magari di sociologia o anche ad esempio del concetto di massa, per dire, aver letto Elias Canetti, e poi soprattutto aver fatto anche degli studi teologici. Quindi questo discorso di cristologia, di androcentrismo di Dio, via dicendo, e siccome comunque non tutte le donne fanno questi studi, ma anche proprio da autodidatti, voglio dire, perché non si ha voglia, perché non si sa neanche che esistono questi approcci culturali, o perché si fa altro, perché si è portate per altro, perché anche comunque non interessano. Ovviamente sono concetti che, almeno qui in Italia, sono veramente portati avanti da pochissime. E Carla Lonzi li portava avanti. Il problema è che lei è morta ormai da parecchio, e tra l'altro è morta giovane, è morta sui 50 anni. E quindi purtroppo morta lei, a me non sembra che in Italia attualmente ci siano altre donne che portano avanti comunque questi discorsi, soprattutto poi in ambito di spiritualità pagana, e anzi, come ha dato tante volte, nell'ambiente Wiccan veramente lo si sta praticamente cristianizzando, da quel poco che posso vedere sui profili Facebook e via dicendo, e quindi in realtà si sta regredendo, si sta tornando indietro, non si sta andando avanti con questo discorso di differenza e di adorazione dell'elemento femminile, dopo che per 2000 anni si è adorato quello maschile, che va benissimo che lo si adori tuttora, però lo si deve lasciare ai maschi, appunto. Non sono le donne che devono adorarlo, a quello punto le donne dovrebbero adorare se stesse, cioè la propria femminilità almeno. E quindi in realtà fare questi discorsi culturali in Italia risulta ancora difficile, proprio perché, come ho detto, innanzitutto gli studi teologici veramente li fanno ancora pochissime donne. L'unica in Italia che mi viene in mente, che ha trattato un po' la questione, è Adriana Cavarero, per dire, però comunque Adriana Cavarero, Michela Murgia o comunque Luisa Muraro non sono donne ex cristiane, non sono post cristiane, come spesso si sono definite le teologhe, che comunque partivano dal cristianesimo.
E poi dopo un po' lo hanno abbandonato, come ad esempio poteva essere Mary Daly, per dire. E quindi in realtà l'analisi non viene fatta al 100%. Resta lì sempre un po' su quello scoglio lì del discorso della cristologia e del cristocentrismo. Per dire, l'ultimo ad esempio che ho letto, che comunque lo avvalorava, era Patrizia Gamba, e a me dispiace tantissimo vedere che questa signora così tanto intelligente, con questa sua bellissima analisi sul movimento teologico femminile degli ultimi 20 anni, cade un po' anche lei, scade su questo discorso di cristologia. Quindi purtroppo, vabbè, mi rendo conto che siamo in Italia, quindi probabilmente bisognerà aspettare ancora diversi secoli prima di togliersi via proprio da quel concetto lì che i discorsi cristocentrici non vanno comunque bene per le donne. Tra l'altro poi ne parlavo proprio per me con le mie amiche, facendo vedere gli ultimi stralci che stavo leggendo di analisi cristologiche, e anche loro hanno proprio confermato quanto vi sto dicendo. Comunque adesso, al di là del discorso teologico, vi leggo gli stralci più importanti, come ho detto, preso dall'introduzione. Andiamo piano piano leggendoci i concetti che ci possono interessare, che possono appunto servire al discorso che poi portiamo avanti noi, da un punto di vista spirituale femminile. Questo libro non porta esplicitamente in primo piano la mia pratica femminista, è tuttavia un dialogo serrato attraverso testi da donna a donna. Ciò che lo ha reso possibile è la condivisione di un evento, il mio femminismo, e del significato che ha avuto in primo luogo sul terreno esistenziale, nella vita e nel pensiero di due donne, in modo diverso da Carla Lonzi. Anche per me il femminismo ha significato ridefinire radicalmente il senso del mio essere e del mio agire. Allora, ridefinire radicalmente il senso del mio essere e del mio agire lo si fa proprio quando si prende consapevolezza che si vive, che si è sempre vissuto da millenni in un sistema androcentrico, e quindi che le categorie di pensiero e di modo di essere sono state postulate dagli uomini, quindi non vanno bene per le donne. Cioè, mi spiego meglio, questa poi è una cosa che si fa veramente fatica a spiegare anche alle donne. Non è che è sbagliato il ruolo dell'angelo del focolare, o comunque della donna madre, o comunque della donna magari umile, o comunque che si sente portata alla cura degli altri, quindi tende ad ancillarizzarsi. Non è che è sbagliato. Cioè, se una ce l'ha come indole perché è nata così e si sente soddisfatta a vivere così, si sente in pace con se stessa in armonia a realizzarsi a quel modo lì, mi va benissimo, ma deve essere una scelta e una consapevolezza che non è coartata alla base da qualcos'altro. Cioè, capite bene, se una ha l'indole, o perché magari è nata in quel contesto lì e comunque lei non vuole cambiare, o perché tutto sommato, pur essendo nata in quel contesto lì, poi magari per un evento fortuito comunque ha studiato e ha comunque maturato una consapevolezza femminile sul discorso dell'androcentrismo, sul discorso dell'oppressione di genere. E nonostante quello, ad esempio, pur avendo letto Mary Daly, pur avendo letto Carla Lonzi, via dicendo, decide comunque di restare a quel modo lì. È una sua scelta libera e consapevole. Quindi in realtà non è che quelle figure lì, che comunque sono figure che rappresentano la forza del patriarcato, perché sostengono comunque i diktat patriarcali, sono figure sbagliate. Qui nessuno vuole ovviamente imporre degli stravolgimenti e dire bisogna tutte essere come sono io, per dire. Però bisogna cercare di rendersi consapevoli, cioè di maturare un discorso di analisi dell'io. Cioè, se una donna comunque ha quell'indole remissiva, d'angelo del focolare, docile, obbediente, dovrebbe comunque chiedersi ad un certo punto della sua vita se questa sua indole è qualcosa di naturale oppure qualcosa che le è stata introiettata, che magari è stata plasmata così dall'ambiente culturale, o piuttosto magari per qualche trauma, via dicendo. Cioè, queste sono le domande da porsi. Se poi alla fine comunque di queste domande che tu ti sei posta, in quanto donna, singolo individuo, decidi comunque di avere quell'indole lì, è una tua scelta a questo punto, è una scelta libera e consenziente, quindi merita rispetto. Se però poi ti rendi conto, come poi succede spesso a tutte quelle donne che comunque le analisi se le fanno, le domande se le fanno, e a queste domande trovano anche le risposte, ti rendi conto che questa tua indole non è un'indole vira,
non è una tua scelta consapevole, qualcosa ha coartato la base. Allora è lì che il discorso non va più bene. Tra l'altro, poi questa analisi la si può fare comunque anche in tanti altri campi, ad esempio nel campo, per dire, dell'erotismo, nel campo anche del lavoro, praticamente in tutti i campi della vita umana. Cioè, se una data scelta è una scelta libera e consapevole, dove con libera e consapevole noi intendiamo un discorso di aver soppesato i pro e i contro delle cose, i pro e i contro del tuo agire. E alla fine di tutta questa analisi, che ovviamente è un'analisi laboriosa da fare, non tutti hanno voglia di farla, alla fine di questa analisi tu riesci a darti la risposta e a dire che quella è la tua strada, che quello è il tuo sentire vero e autentico, non c'è alcun problema che tu sia così. E il problema scatta quando però tu poi, di fronte comunque a questa analisi che ti viene fatto o che tu stessa hai fatto, ti rendi conto che c'è un discorso di coartazione alla base, cioè che sono scelte comunque coartate, che tu hai fatto perché è succube di una data idea patriarcale. Cioè, per questo che in realtà, forse questo è il concetto che non si riesce a capire, che queste analisi non ti dicono che è sbagliato essere così, come comunque hai fatto un determinato tipo di scelte, nell'ambito comunque del contesto androcentrico. Semplicemente ti chiedono di riflettere se siano state veramente scelte libere o non scelte indotte, coartate, spesso magari prese a forza di ricatti, per dire, ricatti affettivi, per dire. È questo che diventa importante chiedersi di fronte comunque all'agire. E purtroppo è questo che comunque la maggior parte delle donne ancora non fa, perché in realtà manca ancora questo discorso di analisi della propria scelta. Questa è proprio una cosa che vedevo negli ultimi giorni, che ho visto che non è chiara come questo discorso di cosa si intenda con presa di consapevolezza, presa di coscienza delle proprie azioni. Sarà che forse, vabbè, io provenendo un po' dall'ambiente esistenzialista, dove ovviamente mi sono formata anni fa, per me ad esempio il concetto di azione, di riflettere sull'azione, ormai sono cose scontate, cioè sono cose che metto in pratica da anni e anni, praticamente da quando appunto mi sono comunque aggregata agli scritti esistenzialisti, e quindi da lì ho preso quella chiave di lettura della realtà, quindi per me forse il concetto è già sorpassato. Però mi sto rendendo conto che questo punto di vista, cioè dell'agire prima di fare un'azione, del valutare i pro e i contro, e ovviamente valutare i pro e i contro significa che per un qualsiasi dato o idea tu devi anche saperla decostruire e smontare per vedere se è un'idea giusta, e per vedere anche i punti i difetti di questa idea, perché ovviamente tutte le cose umane, religioni incluse, hanno un discorso di difetti, un discorso di limiti. La cosa sbagliata è credere, quando si crede poi per forza di cose, che queste siano delle rivelazioni perfette e quindi che siano decreti immutabili, che poi è il discorso che fa il monoteismo, in cui non puoi neanche cambiare una parola perché sennò sei da condannare, cadi nell'eresia. Quindi essere liberi e consapevoli e agire di conseguenza significa che tu di una data idea, ma di qualunque idea, sia essa politica, filosofica, economica, religiosa, tu devi praticamente saperla anche decostruire per capire la sua essenza, per capire anche i suoi punti negativi. E solo allora poi puoi scegliere in totale consapevolezza se metterla in pratica, cioè se quella cosa fa per te. Ma siccome il 99,9% comunque delle donne monoteiste non conosce la teologia monoteista, perché proprio non l'ha letta, non la conosce, non ha mai letto, per dire, l'Aquinate, non ha mai aperto un libro. Vuol dire che quando comunque loro scelgono, tra virgolette, di fare un qualcosa di monoteismo, quella lì non è una scelta libera, perché per essere una scelta libera e consapevole dovrebbero alla base avere una conoscenza teologica della cosa. Ma siccome questa conoscenza teologica non ce l'hanno, perché lo studio da un punto, cioè parlo proprio dei punti di vista dei libri di teologia, non l'hanno mai fatto, non possono essere libere di scegliere. Cioè, per dire, vi faccio un esempio cretino: se io ad esempio non conosco nulla di calcio, che poi è il mio caso per dire, io sono ignorante totale da un punto di vista calcistico, come faccio a fare una scelta o a dire un'opinione se qualcuno mi chiede cosa ne penso di, che so, del calciatore, della squadra, che so, del Friuli o
o del Napoli o della Roma, per dire, io che non conosco niente, come faccio a fare una scelta o a fare o a esprimere un'opinione? Non conoscendo niente non posso neanche agire. Cioè, capite un po' faccio proprio volutamente un esempio stupido, per far capire. Quindi se una monoteista, una cristiana, per dire, non conosce niente di, proprio di teologia, come fa a scegliere consapevolmente? Cioè, logica vorrebbe che prima lei conoscesse, cioè prima si facesse tutto uno studio su quello che dice di credere, ecco, su quello che lei dice di poter credere, e poi scegliesse autonomamente, cioè scegli di comunque restare monoteista dopo che ti sei letta tutta l'Aquino, per dire. E ti sei letto ovviamente anche tutta la confutazione a tale signore, per dire, ma siccome il 99,9% delle donne questa cosa non la fa, se ne deduce che non è neanche libera e consapevole, come poi di fatto è, perché in realtà i monoteisti, le monoteiste, che sono ignoranti da un punto di vista teologico, non sono libere e non sono consapevoli. È abbastanza semplice da capire. Come del resto io, per dire, se qualcuno mi dicesse, parlaci di cosa ne pensi, che so, della squadra del Napoli o della squadra del Milan, io che non so proprio niente, come faccio a dire qualcosa o a scegliere di fare qualcosa? È evidente che non posso scegliere. E se mi obbligassero mettiamo così per ipotesi, per assurdo, mi obbligassero a fare qualcosa di calcistico, dal momento che io non so, non conosco l'argomento, è evidente che se facessi comunque una scelta sarebbe una scelta coartata, cioè che altri mi obbligano a fare. Niente, allora direi, questo lo concludo qui come prima riflessione a questo primo pensiero che abbiamo visto. Nel secondo proseguo con un secondo pezzetto.